Allora Willy, che si fa? Tutto bene? Eh? Sì, 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 dai, ora ci sono ste feste, sai, c'è sempre qualcosa da fare, no? Deciso che cosa fare a Capodanno a Natale. Allora, guarda, sì, a Capodanno sono con dei miei amici, a Natale vedrai solita cena con i parenti, poi dopo penso di andare al cinema. Al cinema? Nel 2022? Nel 2023? Nel 2023. Perché? Che c'è di strano? Ma siamo nel, cioè, capito? Cioè, anni 2000... Vento dell'internet, ci sono altri modi di, di fruire i film. Oltre è gratis, film. cioè al cinema paghi. Cinema, ok. Bonus, però paghi. Internet tutto gratis. Oh, ma che sta, che oh, stai oh, a scusa? Che stai eh, dicendo? È, gra è, gra ma che, è, è gratis, stai? ma stai promuovendo l'illegalità? No, ma fermi, 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 ci sono fermi, i siti, No, no, rifacciamo no, tutti. No. Non le puoi distraus. Non le puoi disturbare? Che... Dai, rifacciamo tutto, dai. Via, iniziamo Radio Eco uno, nasi nelle scarpe. Due. Buon Natale, anche se non è ancora Natale, buon Natale, Quasi. buone feste a tutti, tanti anguri, tanti anguri a tutti, tanti anguri, tanti, tanti anguri. anguri, ora questa è l'ultima puntata credo prima del Natale almeno, poi per queste feste non lo so chi andrà live, chi non andrà live, non lo sappiamo, non lo so. Non lo sappiamo. Probabilmente importante. siamo gli ultimi dell'anno. Sì esattamente e anzi e anzi pensavano che avremmo mollato vista la vicinanza con le feste tra uno dei nostri membri qui presenti ha anche rimandato il tornare giù per poter girare questa puntata quindi quanto quanto teniamo al nostro <ride> Ragazza, pubblico? Ragazzi è qui quanto? per lavorare. <ride> ma ragazzi qui, qui non si scherza niente perché va bene che è nato nostro signore Gesù Cristo ma infatti... Spero abbiate apprezzato l'outfit, la tenuta natalizia con sì, cui siamo voluti, abbiamo voluto fare questa live, ma qui ci sono cose ben più importanti, ragazzi. Quelle che maldestramente si è, si è ricordato Ale. Ah no, però ci sono cose ancora più importanti. Prima, sì, mi raccomando, seguiteci su tutti i social, ovunque, dovunque, comunque, sempre. Su Twitch, su TikTok, su Instagram. Trovate, qui vedete i banner con tutti i nostri, qui, i nostri canali. Qui. Qui tutti i social lui. in sovraimpressione, se no c'è un bot nella chat, punto esclamativo radio eco e ci sono tutti i link di riferimento che volete. Oggi purtroppo siamo... <ride> Oggi purtroppo pecchiamo di un compagno, purtroppo siamo tre, l'altra volta eravamo quattro, pensa. Abbiamo licenziato Sharko, purtroppo non c'è. No, no, restare. no, è preso <ride> un periodo di pausa per migliorare ancora di più i nostri contenuti, ragazzi. Pensiamo sempre a voi, pensiamo sempre Sta a voi. Sta lavorando anche se non c'è... Sta lavorando, esatto. un segreto, in un segreto. vacanza <ride> ah, sta lavorando. <ride> Beh, allora, ragazzi. allora io. Cioè, comincerei con la tematica che abbiamo trattato scherzosamente all'inizio. Eh, il nostro programma si chiama Assassini nelle scarpe. Togliamoceli questi sassolini nelle scarpe. Togliamoci, togliamoceli, togliamoceli, leviamole. La pirateria, ragazzi. Quindi a te, a te piace spendere soldi? Andare al cinema? <ride> nella sua co, testa co, cosa co, posso co, dire? <ride> Comincio con una domanda davvero difficile che mi mette molto in difficoltà ragazzi perché ah, la domanda è, è specifica perché l'argomento di oggi sarà la pirateria in generale quindi andremo a trattare i vari argomenti sì, eh, sì, sì. perché eh, ci sono tanti tipi di video tutti i tipi di pirateria tutto, tutto poi tutto il mondo che c'è intorno economico, morale non insomma Legale, sociologico, tecnico, anche proprio cioè per dire, <ride> quando si fa, ad esempio, che ne so delle scande dei manga, cioè dirti di, di tutte queste cose qui. E quindi voglio dire, l'assunto è questo: fruire di un servizio senza averlo pagato è illegale, è semplice. Pure è semplice. Qui, dire, se il servizio viene scaricato quando non avresti la licenza per scaricarlo, ma dovresti pagarlo, ti muovi nell'illegalità, però, noi viviamo nell'illegalità. Viviamo nell'illegalità perché quante cose ogni giorno scarichiamo piratandole, giustamente. Esattamente, e il problema qui è, è un vuoto normativo, un vuoto di controllo, come lo vogliamo chiamare? Perché, voglio dire, sì, eh, scaricare film è illegale, ma chi è che viene a controllarti a casa che tu abbia scaricato un film o meno? Cioè, quindi è l'assenza di controlli che, che lo, che lo favorizza, favorisce così tanto, secondo voi? Allora, diciamo che. Il problema è che qui si sta parlando di Internet. Quando si parla di Internet è sempre un problema perché Internet è un mezzo potentissimo che in pochissimo tempo è recentissimo ed è arrivato ovunque. E comunque la, la legislazione dietro, comunque l'autorità non riesce a stare dietro a questo sviluppo di Internet. Quindi essenzialmente tu vai a navigare in quello che è un mare dove ci sono mille cose, mille scappatoie, mille sotterfugi mille siti dove puoi scaricare qualcosa illegalmente, però i siti che si ricreano però e me secondo me la, la scusa tra virgolette di internet non regge abbastanza perché è sicuramente vero quello che dici ma non regge abbastanza perché ti spiego cioè, allora scusa con i siti di pornografia illegale con i siti di vendita di armi con i siti di droga, cioè quelli possono esistere solo nel dark web e con procedure complicatissime, cioè nel senso nell'internet normale non esistono, invece cioè se cerchi un film da scaricare, musica da scaricare, scanna di manga o libri in PDF, cioè ci metti letteralmente tre clic a trovarli. Quindi nel senso, non è solo questo secondo me, è... ci sono tante meccaniche dietro. Una di queste, secondo me, è la diffusione del media. Perché per farvi un esempio, cioè, a me possono piacere in generale i film degli Avengers, i film della Marvel, di quello che sia, non, non importa. Però, magari non lo so, non ho voglia di andare a spendere soldi al cinema, magari non... sento qualche mio amico per andare a vedere, ma sono impegnati. Non vengo di andarci da solo. Non ho voglia. Quindi me lo scarico, fruisco del servizio senza averlo pagato, ma io rimango un fan. Magari il film mi piace tanto e il prossimo vado a vederlo pagando. Magari vado alle convention pagando il biglietto, magari mi compro Così è action quasi figure. un intro. Eh, ragazzi, io sono dell'opinione che se qualcosa viene lasciato funzionare, è perché. Qualcuno ci guadagna, di sicuro non chi carica i, i, i film da scaricare, perché sì, ok, magari ci sarà qualche sito che con qualche ads pubblicitario ci guadagna qualcosa, ma, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, nel senso di che cifre stiamo parlando? E, e invece, a, alle case produttrici, alla gente che sta veramente in alto. Alla fine per male conviene, perché è comunque diffusione del media, e, cioè per dirti, mettono su Instagram tutti i meme degli, sugli Avengers, sull'ultimo film, di... te che non l'hai visto perché non c'è avuto voglia, non li capisci, cioè, alla fine è sconveniente anche, cioè sia per te che per loro, capito? È un gioco a perdere mm. da questo comunque punto di vista. Comunque è una pubblicità sempre. Hai capito? Esatto. Cioè, al prodotto arriva sempre pubblicità. Ma secondo me quello che dicevite prima è giusto, però bisogna parlare, secondo me, di priorità. Cioè, nel senso, queste cose sono facilmente reperibili, mentre altre no. Altre no, perché sono cose di una gravità molto maggiore. Come hai detto, armi, droga, pedopornografia esatto. non sono cose che possono girare, ma perché capito, ci sono. Cioè, mh, la legge va a tutelare l'utenza in base a quante queste cose sono pericolose contro la legge. Comunque. Sì, sì, sì. Questo sicuramente, sicuramente. Però, ci sono anche tante piccole cose che poi dopo uh, diventa difficile attuare a livello pratico, capito? Cioè ad esempio quando se io scarico uh, cioè, anzi scusa, io ho il dvd di un film no? ok? Sì. io ho il dvd di un film, l'ho acquistato regolarmente pagato, ho supportato l'autore che sicuramente gli attori milionari che guadagnano 20 milioni di dollari a film hanno bisogno del mio acquisto dei miei ah, senza quello, cioè una l'ho di South bellissima su questo, con... guardate questo è il batterista di Metallica, voleva comprarsi una scuala, una gabbia di squali d'oro ma per colpa vostra che scaricate non, <ride> non, non può comprarsi. comunque <ride> risale a parte io ok io ho acquistato legalmente questo, te lo presto, te fruisci quindi di questo contenuto senza averlo pagato, in teoria non dovrebbe essere legale, cioè eh, nelle vecchie VHS veniva, c'era un messaggio scritto all'inizio con è vietata la riproduzione di queste VHS in luoghi pubblici come eh, carceri, scuole, io mi ricordo che le vedevo a scuola, cioè tutti abbiamo visto le, le, certo. le cassette a scuola da piccole, e quindi cioè, quello lì in teoria era illegale. Però chi è che ti va a denunciare? Chi è che va a controllare? Chi è che, che punizioni ci sono se poi tu lo fai? Cioè, diciamo che in Italia ci sono reati molto molto più gravi Hai E poi è un settore che Diciamo Il danno lo fai e lo vedi solo economicamente Che per carità magari può essere un grande danno Però non fai male a nessuno Sì esatto, lì diciamo che giuridicamente, economicamente, ora non so il termine esatto ma comunque è un, è un danno da mancato guadagno più che da perda cioè, se te, esatto. te c'è qualcosa in casa, io te lo rubo te non hai più oggettivamente quel materiale lì, qui si parla di qualcosa che io se non avessi scaricato non avrei comprato, cioè hai capito mm. quindi eh, è e non solo, ti tolgo niente, eh, quella è la, la sottigliezza fido, sì. esatto, sì sì esatto, quella è la sottigliezza e poi secondo me ragazzi c'è un discorso anche, vedi queste cose sono aprono tante strade tanti dibattiti, tante possibilità perché Dipende anche secondo me dal livello di cosa si sta parlando. Perché se che ne so, parliamo appunto di, di, di attori di Hollywood, cosa cioè, fa anche un po' ridere, cioè nel senso di discorso no, non ci guadagnano noi per la Però facciamo che ne so. Un tuo amico che è un musicista emergente, sarebbe bello che tu lo supportassi. Cioè, se è un suo amico, compri certo. il suo CD. Ho capito che ne so, è uno scrittore alle prime armi, ha pubblicato i suoi book. Cioè, cavolo, caccia gli sti 6 euro per supportarlo, cioè nel senso non fare il morto, no, di fame, appunto. No? Hai capito, c'è cioè, cioè, caso e caso, c'è. Cioè... Cioè, volte e volte c'è motivazione e motivazione, capito? Oppure, per esempio, io mi ricordo che c'era questa legislazione molto particolare, non ho mai approfondito tanto nel dettaglio, ma mm. era tipo nelle scan dei manga, che siccome io eh, bazzico abbastanza quel mondo lì, che quando le scaricavi ci veniva scritto, queste scan sono solo ad uso di chi possiede fisicamente le copie per controllo, una copia, una cosa del genere, cioè, le devi, se non possiedi fisicamente questo, le devi... Le devi eliminare entro 24 ore dal download. Cioè, questa è palesemente una, è una paraculata. una paraculata una enorme. Sì, è un sì, per, per, per sì, poterle sì, mettere in diffusione. per poterle pubblicare. Perché sì. poi, se no, dopo eh. uno si chiede: cioè, Com'è che tutti sanno che in quel sito ci sono le scan e nessuno lo va a chiudere, nessuno va a.? E perché poi alla fine conviene. Perché allora, mettiamo caso che io ho fatto le cose secondo le regole. Mi sono comprato la copia cartacea del, del manga. E tra l'altro, qui, anzi, scusate, ma apro di nuovo, apro e chiudo parentesi. Se io compro un manga nei mercatini dell'usato su eBay su subito, comunque insomma, tra privati, la casa madre non ci guadagna nulla. Nel senso, non è pirateria, ma comunque la casa madre non ci ha guadagnato nulla. Non è come quando lo compri direttamente in libreria. Che, Dici se lo vendi se lo compri di seconda mano. hai capito, sì, mm. esatto, lì non ci guadagni nulla. E ok. Comunque io ho fatto le cose regolarmente, mi scarico le scan perché potrei a quanto pare detenere da quanto dicono. Io mi fido di loro. Sono sicuramente persone che <ride> se ne intendono più di me. Poi dopo vendo la copia fisica, allora cosa devi fare? Dovrei affrettarmi a andare nel mio PC per cancellare le, i PDF. Ah, i file e sono, Sì, sono cose che vengono scritte, ma che fisicamente uno non può fare. Sì, 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 esattamente. E, e quindi allora ragazzi, voglio dire... Eh, ma la differenza secondo me è tutto dall'inizio, cioè da quando quel prodotto viene messo in vendita, ok? Cioè mh, quando tu lo compri e lo rivendi è un conto, quando secondo me tu invece lo scarichi. Gratuitamente e lo rivendi è un altro conto. Secondo me, di qualcosa a pagamento esattamente, cioè che è, è coperto da copyright, è, è coperto da corrett, è co coperto da licenza. Non hai nulla del genere, non dovresti averlo, ma tu lo hai gratis e lo rivendi facendolo pagare ad altri. Quello ah, è già ben diverso da quello facendolo già più a pagare però ad altri. È esatto, però è legale. Scusa, io se compro un fumetto, eh, Anz, ma è, un... è una limite, di... però. Io magari ho guadagnato dei soldi, ci cioè ho fatto più soldi di quanti ne ha fatti la, la casa madre vendendo la libreria perché... Eh sì, quella è un'altra affermazione. È, è una okay, libreria di sì, sì, mettiamo sì. un esempio a caso proprio per parlare, cioè nel senso. Eh, e io lo rivendo a più di quello che, che l'ho comprato. A è speculazioni. Hai capito? Cioè nel senso. Però, però è perfettamente legale. E anzi no, eh, dicevi giustamente questo perché mi ricordo che sempre parlando di, di cavilli, motivi per cui sono legali o illegali, eccetera. C'era il divieto non tanto di, di scaricarlo, che mi pare che fosse tipo illecito ma non ehm, penale, cioè, insomma questi eh, termini eh, giuridici sì, che sì, comunque, okay. insomma, non potresti farlo ma alla fine se lo fai non ti succede nulla, mm. però diventava una cosa più seria quando te ci lucravi. Esatto. Che ne so, io scarico, si diceva ora gli Avengers, se te lo faccio pagare anche 5 centesimi, allora ricadremmo in un altro titolo di, di, di legito di cosa legale, perché lì ci starei guadagnando su qualcosa che, che esatto. non ho pagato e che gli altri non danno soldi alla casa madre, ma per darla a te che l'hai piratata, capito? Ma infatti, cioè, l'illecito è lì, stando alla legge italiana, almeno vigente ora, l'illecito è lì, cioè è illecito quando tu scarichi illegalmente, per anzi, metti in, diciamo, in uso il download, nel senso sei tu che metti un download su un sito per far scaricare illegalmente, lo smerci, esatto. <ride> però il povero smerci, e uh, hai una sanzione se lo scarichi, ma è una sanzione che nessuno ti verrà mai a contestare, vabbè. Però la cosa, appunto, come hai detto, diventa più grande se tu lo scarichi e poi ci lucri. Lì anche tu sei molto più... come chi ha messo il link? Tu sei uguale a chi ha messo il link in quel momento. È vero, è vero. E infatti questo è, è il, il vero vuoto nel senso in cui tutti si distrigano, no? cioè nel senso perché sì, ma sei te che vuoi dire il burden of proof sta a te, no? cioè se te vuoi denunciare questo, immagino che per chiuderli essendo comunque anche case molto potenti ora abbiamo detto la Marvel per il bene del, dell'esempio teniamo quella a farli chiudere ci mettono poco oddio, c'è so da dire che spesso vanno a mettere i server in Russia oppure a mettere comunque server in posti dove sono difficilmente raggiungibili e spesso si si, sì, si parlano con quello. se vogliono sì, sì. ti trovano eh, esatto, sì. ti trovano, ti chiudono per, con queste motivazioni qui cioè di solito, però Durano veramente tanto queste cose e poi di solito comunque ricompaiono, ricompaiono dopo poco sotto altri nomi, sotto altri link, magari cambiando leggermente la versione precedente. No? Sì, però cioè, sono sempre lì, cioè, riappaiono. E... Ma è, è, è un male o un bene, cioè moralmente è giusto o sbagliato? <ride> lì è, è lì un bel casino. E ragazzi, giusto o sbagliato è divertente perché. Lo decidiamo, decidiamo noi cos'è giusto? Cos'è sbagliato? Noi siamo. La legge decide cosa è cioè, legale, oggettivamente, e... oggettivamente. Voi avete mai usufruito di questi servizi? No, la risposta già la sappiamo, ah, la no, risposta la è ovviamente: St no. stai sta insinuando che noi avremmo. No, 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 ho detto no, la allora, risposta è no. Sto quasi <ride> per offendere, perché guarda, Veramente, non me lo sarei mai. Pensavo che tra colleghi ci fosse un. No, ma no, ma neanche io, ma ti pare? Quando mai, quando mai, però, in generale, non è che. Cioè, eh. chi lo usa è perché ha una necessità, ovvero quella di non poter andare al cinema. Esatto. È sempre così? E... O a volte è perché non vuole andare al cinema? Eh, e qui come, fa... cioè, come fai a scoprirlo? Sarebbe da fare un'indagine di mercato, ma come faresti a farlo? Perché tu dici a qualcuno: Questo lo scarichi perché non te lo puoi permettere, o perché eh, te lo puoi permettere, ma lo vuoi comunque usufruire senza pagarlo? C'era un video di Otopi, eh. che pago a fare. Se posso Se scaricare ve cioè, lo ricordo, me lo ricordo, <ride> voglio dire, <ride> bel video, però come fai a, a dimostrarlo? Cioè, nel senso, quanto conta una spesa per una persona, ragazzi, è, è una cosa veramente soggettiva, eh? perché voglio dire, a fine di cosa stiamo parlando? 7 euro per andare al cinema, c'è cioè chi è che non ce l'ha? C'è cioè, neanche le persone che vivono di elemosina, perché facendo l'elemosina le in una giornata 7 euro sì. li puoi recuperare. Quindi, di, di cosa parliamo? Eh, diventa una questione più complicata, secondo me, perché, ok, cioè. Tutte le cose che voglio, di cui magari voglio usufruire. Musica, libri, uh, film, serie tv, quello che ti pare. Cioè nel senso, ho la possibilità economica di sostenerle tutte, perché comincia a essere pesante se voglio. Eh, 30 veramente euro al mese quasi. Hai capito? Se voglio sostenerle tutte. E... È diventato, l'ho difficile capire chi veramente non possa, chi possa, mh, potrebbe, ma non lo fa. Ed è lì secondo me è l'errore, perché se te puoi farlo, è sempre bello supportare Cosa, parliamoci chiaramente. Nonostante tutti i discorsi che abbiamo fatto, è sempre bello supportare economicamente anche certo. i milionari, cioè, voglio dire. Ma, ma, ma c'è anche l'altro lato, cioè, che se te oggettivamente non te lo potresti permettere, cioè, alla fine abbiamo detto, diffondi il media, voglio dire, ne fai parlare a altre persone, magari ne parli ai tuoi amici che se lo recuperano. Crei hype, crei interesse, fai engagement sui social. Quindi, alla fine, è una forma di pagamento, anche quella, no? Si può dire. Dici. Sì. È la una pubblicità forma di... è economicamente sostenibile? Mm. E io sono dell'opinione che Questo se non ma... sono convinto. Ragazzi, io sono... lancio una provocazione, cioè, ok, è tutto giusto, ma voglio dire, siamo nell'epoca dello streaming, della pirateria, degli account Netflix divisi in 5 persone esatto. per spendere 1,80 euro. <ride> e allora com'è che in quest'epoca qui spunta fuori gli anelli del potere, che è la serie più costosa mai creata, cioè miliardi di dollari per una serie che poi io dopo posso trovare tranquillamente su telegram oppure semplicemente cercando serie download no no quello certo quello sono d'accordo anch'io però comunque c'è cioè, il danno economico c'è è anche molto grosso facendo un po' di ricerchine visto che effettivamente ci sono dei bilanci che dicono se non ci fosse la pirateria qualche miliardino in più ce l'abbiamo però effettivamente non è è un danno che come hai detto tu viene ripagato in alto si ripaga Gianni si sen. ripaga perché è pubblicità cioè. e perché poi la gente magari ok mi guardo questo gratuitamente in streaming però mi appassiono e allora poi la prossima volta al cinema ci vado. Ok, questo ci sta. Beh, hai capito? Magari uno si guarda gli anelli del potere, gli Garba, e dice, cavolo, alla fine, iscrizione Amazon Prime, non ne sono neanche tanti soldi all'anno, magari me, me la faccio. Cioè, hai capito? E... Ma e se invece di parlare di film, la stessa cosa la tratti su magari videogiochi, no? Ti giochi la prima parte per valutare com'è quel gioco. E poi, magari dopo lo compri e lo completi completamente. Cioè, dopo che lo acquisti ci sta come cosa sì sì sì, ma è grazie. una forma di pubblicità sì, cioè eh, io ragazzi. provo quello che sto per acquistare cioè, è una cosa che adesso è illegale però è effettivamente è una logica che funziona davvero cioè nel senso secondo poi, me funziona immaginavo... cioè no dicevo è illegale diventare legale questa cosa perché mi ricordo i demo erano no ma io non ti dico la demo io ti dico che si scarica il gioco completo ah, okay, e okay, poi okay, dici okay, ok voglio supportare e lo compro conosco gente che l'ha fatto lì ragazzi è una scelta molto personale perché mm. Eh, divenne una questione di, di possibilità economica. Perché io non, non nego neanche questo di moralità delle persone, cioè nel senso di, di, di scegliere come vogliano spendere i loro soldi. Cioè, nel senso, se per esempio questa persona qui che dire, ti scarichi solo i giochi e poi ti lamenti della qualità uh, del coso oppure del cosa, cioè, non ne hai neanche il diritto, fondamentalmente. Esatto. Senso, esatto. Nel, Quelli no, sono no. casi da analizzare cioè, hai capito, no? proprio. In no, particolare, non te ne, ne lo interessa? Blocco basta. un attimo la conversazione per, per salutare il nostro amico Sharko che ci scrive nella chat. Mi mancate, anche tu ci manchi. Bella Sharko, non, non ci rimanere male se piratiamo la tua musica. <ride> ti vogliamo bene. comunque Grazie, Sharko. Di questi ce n'è uno anche per te. Lo suoniamo virtualmente noi, <ride> noi per te. Telegram è la vita, ci dice. Beh, effettivamente Telegram è un grandissimo mezzo per fare questa cosa. Madonna, ragazzi. È enorme. una libreria enorme di risorse di qualsiasi Dai, genere. Per voi altri, che boomer, che usate WhatsApp, tranquilli, tra dieci anni le cose che noi usiamo su Telegram, se ce le avete... Arriveranno. Anche, anche voi. Le no, scoprirete no. anche voi, piano piano. No, no, scherzi a parte, ma qui comunque, per il discorso che facevi te, secondo me si torna al discorso che facevo prima, cioè che alla fine la realtà sconta sempre quello che è. Cioè, per dirti... Blockbuster cioè per dirti è fallito cioè mm -hmm. è, è fallito e basta non è che puoi dire sì ma la gente magari c'è ancora il gusto di dire no leggiamo film insieme no ragazzi cioè, eh, era proprio andato. hai capito cioè, era infattibile cioè, era insostenibile e Blockbuster è fallito cioè. e se te mi dici no ma la pirateria dopo se non supporti il coso dopo non ci sono più soldi per fare produzione ma invece no c'è cioè, cioè, una produzione talmente florida di cose su Netflix cioè ragazzi ogni mese esce la nuova serie culto Netflix che, di cui tutti parlano cioè nel senso da, da Jeffrey Dahmer a Mercoledì cioè nel senso a Elitta, okay, cioè. ok, però tu stai parlando di qualcosa di. tu stai parlando del top del top. quello è vero, quello è vero. Perché questo, quest, questa conversazione, secondo me, si, diciamo, a va, basso livello funziona? Eh, a basso livello funziona, nel senso Perché va al a top concretizzarsi ci sono le quando Io faccio il film d'autore che se tu mi scarichi in streaming poi non lo faccio più il film d'autore, poi e... mancano i fondi, vado al botteghino, vado sotto addirittura quei costi infatti ci sono certe saghe che non continuano più perché ma sia videogiochi sia anche videogiochi indie, videogiochi indie sono esatto. un caso proprio particolarissimo, videogiochi apprezzatissimi ma che non hanno i fondi per fare un seguito e qui ragazzi eh, faccio un brevissimo pippone storico questo perché ragazzi cioè l'arte perché alla fine la musica, il cinema le eh, serie tv tipo che comunque sono sempre cinema, i libri sono arte, no? Cioè, sono tutte forme certo. d'arte e L'arte, cioè nel senso, dovrebbe potersi pagare da sola. Cioè, un tempo gli artisti, cioè nel senso, o trovavano dei, dei, dei mecenati, dei, dei supervisori, de, degli sponsor, come li chiameremmo oggi, oppure ragazzi, cioè non si faceva per vendere alla massa, per piacere alla massa, per fare questo, cioè perché era art for art's sake, no? Come dicono mm. gli inglesi, cioè, esatto. quindi, era gente ricca che diceva come voglio usare questi soldi, queste risorse che ho? Facendo arte, facendo musica, cioè non mi importa niente se voi siete così poco acculturati così poco cioè così superficiali che non volete approfondire verso le allegorie che ho messo nel mio film o nella mia musica e se non vi piace non me ne frega niente perché io non ci devo guadagnare se però invece entriamo in un'epoca in cui te vuoi che il regista sia il tuo lavoro e se il tuo film non incassa te chi smetti di fare il regista devi per forza di cose, ragazzi è inutile che mi dica così eh, venire incontro al pubblico perché o fai pagare non lo so il biglietto del cinema a 50 euro a chi vuole andare a vedere il tuo film perché lo supporta in questo modo Oppure come fai? Eh, purtroppo questa è una cosa che dalla rivoluzione industriale è diventata così. L'arte dovrebbe essere del popolo. L'arte dovrebbe, dovrebbe essere del popolo. Ieri guardavo un film, il film su Mondadori, era un, un docufilm, e lui diceva appunto che i libri, eh, parlavamo del post Seconda Guerra Mondiale, che i libri devono essere eh, veicolo per tutti, cioè tutti devono avere accesso e lui sviluppò appunto gli Oscar Mondadori, che sono libri che a tempi venivano venduti a 350 lire, cioè pochissimo, pochissimo. E quindi l'arte, come film, come libri, come musica registrata, dovrebbe avere un prezzo più accessibile. E questa forse è la soluzione a tutto? I famosi prezzi popolari. O anche a prezzo popolare la gente sceglierebbe il gratis. Bella Beh. domanda. Allora, c'è da dire che... Come al solito, in Italia siamo arrivati tardissimo con i vari Netflix, Amazon Prime, cioè nel senso, poi vabbè, con la pandemia, poi lì è finalmente è arrivato il colpo decisivo. Ma anche quelli da noi comunque sono arrivati tardi, hanno messo tanto a macinare, forse perché era una novità, forse perché siamo un paese di vecchi, non lo so. Ma comunque, sì, cioè nel senso, se mi chiedessi a me, che non sono un, una persona del settore, che sono una persona della strada, che ti chiede la soluzione, la soluzione, l'unica soluzione fattibile, mi sembra il abbassare i prezzi e renderli popolari, cioè per dire, il pay per download o comunque i servizi mm -hmm. di streaming a basso prezzo, oppure addirittura come fanno, lo conoscete, ViviViviVid, no? sì, sì, sì. che poi addirittura mi pare lessi sarebbe 4Vid, perché sarebbe 4 esatto. <ride> ma mi piaceva 4Vid, <ride> <ride> esattamente e che addirittura è gratis, semplicemente ti chiede di vedere della pubblicità, eh, che pubblicità. È, è, il, è il minimo che puoi fare, nel senso per, per supportarli, per, beccarti un po' di pubblicità. E, Soluzioni a parte queste, se non sei Netflix, se non sei Hollywood, se non sei la 20th Century Fox, che soluzioni ci sono, nel senso, per combattere la pirateria? Guarda, vi rispondo a questa domanda con uno studio. Ho visto che praticamente hanno fatto molti studi su questo. Hanno visto, comunque, avete presente quando, per esempio, fino al 2015-16, mi pare, anche più in Laura, non mi ricordo, c'era Alta Definizione mm -hmm. in Italia. Quindi Alta Definizione era uno dei siti, addirittura uno dei più cliccati in Italia. Quindi un sito sotto gli occhi di tutti, ok? Che per i film in streaming. Quindi tu accedevi lì per avere il tuo film in streaming, d'accordo? Lo hanno poi chiuso. Ora non mi ricordo se nel 2016, 2017, eccetera. Che cosa è successo dopo? Tutta l'utenza che andava su alta definizione, che poi si è smarrita perché essenzialmente il sito non c'era più, è poi stata veicolata su altri siti nuovi. Cioè, qualcuno ha preso la palla al balzo e ha detto, OK, ha chiuso questo, c'è un mi apro me, allora. il mio sito. <ride> Esattamente. Quindi questi studi ora dimostravano proprio che alla chiusura di siti grandi c'è questo effetto che si chiama effetto Hydra. Quindi, essenzialmente avete presente l'Hydra, il, il mostro mitologico? Certo, che tagli una testa, ne spuntano due? Uguale? Tagli una testa, chiudi un sito, ne spuntano mille. Quindi dicevano, invece, la soluzione era proprio questa che avete detto voi. Cioè, perché, diciamo. Ora, io Spotify ce l'ho craccato. No, ciac, ciac. <ride> ciac, ciac. Nessu ciac, ciac. nessuno ha Spotify craccato. Non oh. esiste Spotify craccato. Per iPhone, no. però, per esempio, Spotify ha un costo. Ok. Ha un costo, diciamo, popolare, cioè abbastanza irrisorio. Quindi, essenzialmente abbassare i prezzi ti fa dire va bene. Per non per essere nel giusto, posso pagarlo perché costa poco. Quindi posso anche non averlo gratis. Io non faccio parte di questo. <ride> <ride> Eh. E qui secondo me, ragazzi, è... mi viene in mente la barzelletta quella del fumatore della Ferrari. Non so se la conoscete, no? no? mi, che... mi manca. Praticamente, eh, questo... sono due uomini che si incontrano e fa, Tu fumi? Sì, da quanto? 45 anni? Quanto? Due pacchetti al giorno? Due pacchetti al giorno per 8 anni? Sono 200.000 euro. Ti saresti potuto comprare una Ferrari? Te fumi? No. E dov'è la tua Ferrari? cioè, i soldi <ride> che la gente non spende in Spotify, cioè, difficilmente vanno. In beni di prima necessità o in cose che, che veramente non potresti rinunciare a quei, a quei soldi che spenderesti per Spotify, per cose che di cui veramente hai bisogno, hai capito? Perché se non li spendi in quello, li spendi in un'altra cosa, che di solito non è un bene di prima necessità o, o cose simili comunque. E, e alla fine si torna sempre lì. Il mercato lo regge, il mercato lo chiede e la soluzione, sì, È alla fine è questa perché. È come con il, il, il proibizionismo, no? Cioè nel senso... Eh, esatto. È inutile rendere illegale una cosa. Anzi, Quanto ti salviamo. Cioè nel senso perché... Sì, perché anzi, anzi cioè dai la possibilità a persone di guadagnare su quello. Cioè nel senso... Esatto. È, capito, no? il cioè, vendolo favorisci il mercato nero. Le mafie si sono arricchite neg negli Stati Uniti con quello fondamentalmente, con, con il proibizionismo. È vero. Con una cosa che ti puoi fabbricare in casa. Cioè nel senso facevano un mucchio di soldi. Se te invece mi dai la possibilità di... Pagare poco, avere la roba in alta qualità quando voglio io, a un prezzo giusto in tutti i device, cioè nel senso ci sono un mucchio di opzioni che puoi fare per renderti sì, sì. più appetibile, capito? Si può fare, voglio dire, hai capito? E queste sono le soluzioni, cioè ragazzi, fare il vantaggio anche del consumatore, eh, perché sennò no, eh, lui ci mette veramente un attimo a dire: Ok, vado di nuovo su, <ride> uh, su Telegram. e... Faccio le cose che io non ho mai fatto, no, <ride> no, ripetiamolo. 90, ripetiamo. no, anche ragazzi, io prima scherzavo. Leggiamo qualche commento dalla chat che mi sa, ce li siamo persi. Il nostro Sharko diceva: ad esempio, Palese è proprio YouTube, film a 2,99. La gente comunque preferisce guardare in streaming su Alta Definizione, eccetera. Eh sì, ragazzi, è, è vero perché voglio dire, pagare 2,99 a singolo film quando io ho Telegram che mi, mi scarico tutto oppure. Un abbonamento a una piattaforma di streaming, ragazzi, chi te lo fa spendere? Il 99 a singolo film inizia è, a diventare è, una città Infatti, secondo me, non è un prezzo popolare, perché vuol dire se 7 euro il biglietto del cinema? Cioè, vedete, 7 euro parte... sei al cinema. Eh, eh, capito, <ride> capito? il cinema, hai la televisione, hai capito? No, poi è anche tu paghi tutto l'evento, cioè per dirti: finora abbiamo parlato, abbiamo parlato soprattutto di film, no? Ma parliamo, per esempio, di musica. Cioè, ragazzi, nessuno smette di andare ai concerti per la musica piratata, perché il concerto è il concerto l'evento. Dalle vibes, hai capito? Nel senso, eh. È lo Stare in fila e ubriacarti, è incontrare persone che hanno la tua stessa passione per, per l'artista, esatto. che sia stare sotto il palco, urlare, essere senza voce. Quella è l'esperienza. La trasferta, ti fai la macchinata con i tuoi amici. Eh, cioè, certo. da questo punto di vista, secondo me, loro ne risentono meno. Mi ricordo che invece, prima, quando si parlava di CD masterizzati era un problema più grosso, era un problema più grosso mm. perché oggettivamente guadagnavano con le vendite dei dischi, gli artisti ed è chiaro che se mi masterizzi il CD io non guadagno più eh. <ride> e allora comincia a essere un problema, ma l'hanno risolta anche loro questa cosa, come facendo gli in store, facendo sponsor perché voglio dire… firma so, copia. Hai capito esatto, facendo firma copia, diventando sponsor di brand di vestiti piuttosto che di altro, perché voglio dire, hanno dei profili social con tantissimo engagement e loro si sponsorizzano con quello, no? Mettono, che ne so, il codice con cui hai lo sconto del 5% se ordini con il codice sconto cantante X dal loro sito. E ragazzi, il mercato si evolve, e così come Blockbuster è fallito perché non ha capito che eh, Netflix era vera concorrenza e li avrebbe uccisi, loro invece si sono evoluti perché era impossibile che la musica finisse. Hanno semplicemente trovato il modo di reinventarsi e di poter guadagnare dalle opportunità che davano i nuovi mezzi, no? Chiaro, sì, alla fine è una giungla, alla fine eh. in qualche modo ne devi uscire fuori. Alla sì. fine è una, una di quelle frasi che puoi dire ovunque, e puoi dire ovunque. Eh, è una no? Sì, no, sì, ma è sì. vero, nel senso, no, cioè, è, è per si che è evolvono è le cose perché proprio perché è vero. Cioè, fallisce un qualcosa, ne esce fuori un'altra, eh, e, e, e quella e... cosa magari fallirà prima o poi perché uscirà un'altra cosa. Per parlare sempre dei, dei, dei vari ambiti, no? io ho parlato spesso di dei manga dei libri eccetera lì anche lì secondo me è un pochino diverso perché lì oggettivamente ragazzi i fumetti sono un hobby che costa costa tanto non solo di soldi ma anche di spazio perché c'è cioè, per ho visto librerie cadere a pezzi per quanto, dei <ride> panetti così quanto <ride> di... occupa una libreria ben fornita ragazzi e uno non è che ci abbia la possibilità di cambiare casa per no. averci un coso però lì è più subito una cosa perché Passione. il collezionista no? e ti, te lo dice uno che dirti, ho avuto tante serie io poi sono uno che compra e rivende voglio dire queste cose mm. qui ma uh, il fascino di avere la libreria sì, pagate, ragazzi. Sì. No, le scan. Non... Quello è assurdo. Io, io non le ho mai lette le scan, chiar chiaramente cioè, sia chiaro, mi pare ovvio che io non ho mai le <ride> scan, scan, ma il fascino no, le l'hai lette solo se avevi già, solo se avevo esatto. già la co. Se no, avvisi, la eliminavi a 24 se, ore. Se, la se, no, se no, dopo 24 ore la eliminavi, ma più. Era 24, solo 24 ore la leggevi, <ride> <ride> fruttavi, ragazzi, io sempre rispettavo le regole il fascino della libreria con tutta la collezione completa con le costine che ti formano l'immagine e eh, ragazzi no, bello le scan non te lo restituiscono allora, restituisco. fermo un attimo poi continuiamo questo per leggere uno spunto Leggiamo, che già. mi è interessato cioè, mi è interessato molto è utopico però pagare un prezzo basso per avere alta qualità è utopico? eh ragazzi e eh, qui sarebbe curioso andare a fare il conti in tasca alle case madre perché veramente quanto ti costa mettermi il film in hd è scaricabile da qualsiasi device rispetto a da un device solo in qualità standard. Sembra curioso di sapere i costi perché chi lo sa. Ma poi a parte tutto, cioè, mh, essenzialmente io che sono che io, io che scarico da streaming online, quando mai avrò l'alta qualità? Oddio, Comunque. non è vero. Sicuro? Non è vero, sì. mm. Dipende, dipende, è dipende. vero, dipende dipende, dipende dipende quanta voglia hai di cercare, dipende veramente tutte cose che mi hanno detto sì, parliamo sì. per l'ennesima volta tutte cose che mi hanno detto ma dipende quanta voglia hai di cercare una volta che trovi per dirti un canale dove sai che la roba è in HD te, te lo tieni stretto e, certo. e torni lì fondamentalmente no 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 questa cosa non cioè la qualità la trovi anche sul download mm. anche perché il download effettivamente la sorgente principale è qualcosa di alta qualità quindi trovi okay, la quello qualità sì. comunque secondo me non è utopico Beh, è giusto dire il concetto se io vendo un bene materiale e ti dico ok Prezzo basso ne produco 20 20 se lo vendo a 1 euro faccio 20 euro e non mi rientrano nel budget che ho speso che magari ho speso 20, 30 euro. Quindi lo devo mettere magari a 1,50 euro e 50 per rientrare. Però non potresti vederlo come un investimento, perché magari ora abbiamo fatto questi discorsi qui. Perché appunto Cioè ragazzi, 2,99 euro abbiamo detto ora è tanto per un fiumico. Certo. Te lo metti a 50 centesimi, magari ci vai anche leggermente in perdita. Però con un prezzo così basso, secondo me, stimoli tante persone a comprarlo, allora potresti cominciare a rientrarci. Ma no? però è chiaro che non lo stimoli solo col prezzo, però. Cioè, però secondo me eh, però il prezzo è una barriera d'ingresso molto alta. Quello, quello... quello sicuramente. <ride> però deve esserci una fase pubblicitaria, diversa. No, quello sì. Però secondo me. Cioè, mh, la formula di Netflix è quella vincente, non quella dei film singoli. Cioè, io pago un abbonamento per avere un catalogo. Mm. Cioè, io posso spulciare dal catalogo. Io non devo ogni volta comprare ogni singolo film, noleggiare sì, sì, ogni sì, singolo, assolutamente ma... dipende da che cliente Se... sei. Cioè, io, per esempio, sono uno che guarda pochissimi film, pochissime serie. Mi interessa quella, pago 50 centesimi di quella serie invece di 6 euro l'abbonamento. Magari Ma... potresti avere sia un catalogo in abbonamento che uno singolo. Può essere uno, che uno singolo, eh? L'hanno provato dipende, dipende dal cliente che sei. Cioè, bisogna creare varie opportunità in base a sì, 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 quanto allora. uno può spendere e quante necessità ha. Al cliente ti dico, mi pare che Netflix facesse questa cosa. Ora, non vorrei dire sì, sì, una sì. baggianata, mi pare che ci fosse il noleggio e poi. Venne completamente abolito perché il... scommetto: non lo usava nessuno, eh, <ride> commetto... <ride> eh, capito? Per quello <ride> faccio questo discorso perché il noleggio, cioè il, insomma il pagare il singolo. Mm, ma effettivamente, io magari che sono un, cioè, questo può valere per qualcuno che è appassionato come vuol dire lui di poco. Ma se io sono un, un utente casuale, un fruitore casuale, sì, sì. casuale che arriva lì, che mi guardo stasera? Ah, sta posto. Capito? Mm. E la trovo lì? Non è che devo cercarmela, devo pagare, cioè capito? È proprio un'impostazione mentale diversa. È come dire, sai che in quel locale lì trovi quella persona lì, cioè quella gente lì sì, trovo sì, quella sì, cosa anche. che mi interessa a me. Anche. Ma allora, io so che in quel posto lì trovo i film. Ma Diventa, che ragazzi. E di nuovo si torna proprio alle basi del mercato. Cioè, c'è gente disposta a pagare per questo perché voglio dire, eh, nessuno ti. Ti regala niente, fondamentalmente, cioè, nel senso, loro ti danno questo servizio a patto che ci siano abbastanza utenti interessati, cioè, per dirti, noi che siamo content creator anche nel nostro piccolo mondo sì. in cui siamo, no? cioè nel <ride> senso, voglio dire, uno youtuber perché dovrebbe fare un video che che ne so, la sua media di visualizzazioni è 50.000 visualizzazioni a video, facciamo mm -hmm. un esempio, perché dovrebbe fare un video che secondo delle sue stime che voglio dirti, ha il suo canale da un po' di tempo ha cominciato a capire il polso della sua utenza perché dovrebbe fare un video che lo guardano in 10.000 persone lo ah. può fare per soddisfazione personale, sì. altrimenti perché dovrebbe farlo, e, e Netflix è un'azienda non è un youtuber, perché uno youtuber è una persona singola mm -hmm. sai, può avere delle, mh, come dire, dei desideri personali al di là del fatturato, ma un'azienda ha solo il fatturato a tutt'altro, esatto. da non gli importa niente di di... voglio andare anche incontro a quelle possibili persone a cui interesserebbe L'acquisto singolo no, no, bisogna non fare soldi, eh, soldi, soldi finché soldi. non c'è un mercato di riferimento di persone che sono disposte ad acquistare singolarmente i film. Non ci sarà, ci sono? È una domanda interessante perché io non lo so. Perché secondo eh, me, se, esatto. se chiedi alle persone questa cosa, sono, rimangono un po' spiazzate. Perché chi è che voglio dire i prezzi che abbiamo visto sono quelli che la gente Sì, dove non trova un film e non te lo compro. Se dicesse però 50 centesimi, comincerebbe a essere secondo me molto più, molto più predisposta, no? Mm. Nel senso. Ci dicono che Amazon ha il noleggio come alternativa all'abbonamento e questo me lo ricordavo, però sarebbe interessante capire proprio Quanti? con i dati alla mano quanto questi noleggio? noleggi effettivamente vengano anzi, comprati. Anzi, anzi. Io qui devo parlare male perché... Aia! Sassi nelle scarpe si contro Amazon. Chiaramente, sassi nelle scarpe contro Amazon. Sei l'uomo più ricco del mondo, qualche critica da, da noi te la dovrai pure beccare. Che voglio dire, loro sono anche degli infami perché nella home page ti mettono anche i film che sarebbero a noleggio te ci clicchi per guardare e dici oh cavolo finalmente l'hanno messo su Amazon Prime e invece no è a noleggio cavolo, <ride> no basta <ride> proprio quelle tattiche di marketing per metterti il prezzo proprio il prezzo è basso per... allora dici vabbè per 10 centesimi in più lo e invece prendo. no c'hanno i prezzi c'hanno i prezzi in stile YouTube sì sì sì, sì. addirittura no, c'è cioè noleggio cioè 2,99 per un film che non posso neanche tenermi in, in galleria nel senso eh no cioè lì, lì è proprio diventa anche una questione mentale perché i, ragazzi poi Parlando proprio di me nel particolare, sì ho Amazon Prime anche perché ordino abbastanza spesso su Amazon, anche sai cose da poco, cioè certo. per cui a quel punto anche solo per la spedizione gratis ti conviene avere Amazon Prime, ma diventa anche proprio una questione sociologica, cioè di, di mentalità di marketing, cioè perché dovrei pagare quello lì, magari per ditti per sei mesi non guardo nulla su Amazon Prime e avrei risparmiato in teoria a pagare solo quel singolo film lì. Ma non lo fai, cioè, perché proprio la prospettiva di pensiero che dici, no, perché devo pagare 2,99 un singolo film quando con co 18 euro, con Prime Student, ciò cioè, ciò, cioè, mm. 12 mesi di spedizione gratis, Audible, tutte le serie tv tutti i film. Ma infatti Amazon, secondo me, ha fatto proprio la cosa più giusta. Nel senso, tu non stai pagando direttamente Prime Video. Tu stai pagando Prime, che ha anche Prime Video, che ha anche Prime Gaming, che ha anche eh, tutte le altre cose. L'opzione di... di Dito, quindi già, già se tu qui. dici, vabbè, mi prendo questa cosa perché... Se devo ordinare sono diciamo un compratore usuale di Amazon, devo comprare tante cose. Va bene. Allora mi faccio Prime che mi dà la spedizione, me lo fa arrivare subito e ci siamo. Però comunque ho anche altri vantaggi, quindi sono molto più portato a comprare il Prime. È chiaro, è base per che è un rimane, qualcosa però, ti danno più ripartendo dall'inizio, è sempre un qualcosa che io comunque pago. Non è pirateria. Sì, 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 esattamente. no quello sicuramente non è Capito? pirateria. <ride> quello, cioè, <ride> quello no, sicuramente però sicuramente per dire, però Ora mi torna a farlo. Sto facendo questo discorso e dico: ah, ha senso farlo, perché dovrei piratare quando posso avere quello e quello mm. esattamente. Proprio questa è l'impostazione mentale, secondo me, da arriva... La lotta alla pirateria deve partire da questo. Sì. Che poi, Capito? se pensiamo alla lotta della pirateria, a me non viene in mente. Cioè, sicuramente viene in mente la musica. La musica perché c'è Spotify da craccare. I film perché ci sono i, i link online. Trovi i siti. Però il calcio. Il calcio a me viene sempre in mente, quando si parla di pirateria mi viene sempre in mente quando vai allo stadio rosso ti mettono... diretto in spagnolo nessuno insieme <ride> rosso diretto in spagnolo <ride> ma è un sito che non conosciamo <ride> no 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 è cioè, un esempio io non lo conosco cioè <ride> voglio dirti ci sono stati mondiali ora è puramente casuale ci sono stati mondiali ora quindi mi è venuto in mente un rosso diretto un rosso in spagnolo diretto. perché l'Argentina ha vinto i mondiali quindi in spagnolo dato sì, da un da rosso diretto <ride> proprio va, perché orgoglio italiano cioè, tutte casualità cioè chiunque voglia vedere della malizia nei nostri cosi eh? no ci dissociamo comunque dicevo no quando vai allo stadio prima della partita tipo una mezz'oretta prima appare sullo schermo sul maxi schermo eh, il video fatto dalla serie A per contrastare la pirateria eh, quello e qui ragazzi io mi spiace ma torno al discorso di prima cioè nel senso co con le cifre folli che girano intorno alla serie A perché la gente è pirata solo la serie A non mi venire a dire che, no. che la gente va <ride> si, si di pirata per guardarsi l'eccellenza <ride> o la serie C2 cioè con tutti i soldi che ci girano lì se uno non hai soldi per avere tutti quei minchia di abbonamenti, ragazzi. Cioè, Costa ora non una botta. Costa, cioè, Costa, uno su montissimo. Sky, uno su Da una partita su, su Prime Video che si piede la cena. Cioè, io per guardarmi il calcio, mi gargo il calcio, ma voglio guardare la serie A e la Champions League, cioè, devo avere tre abbonamenti, ragazzi. No, è incredibile. E in più il discorso che facevo prima, cioè, sono una persona normale, mi piacerà guardarmi un film ogni tanto, ascoltarmi un po' di musica. Cioè, ragazzi, quanti soldi partono per, per l'intrattenimento? perché è intrattenimento quello che va. sì soluzione. sì no alla fine è insostenibile come spesa cioè hai capito io per vedermi del calcio o vado in un bar e non pago però non, a trovare la mia squadra nel cuore è difficile beh oddio però andare in un bar e non pagare lì è proprio brutto eh, cioè nel senso. Ah, capito? è una soluzione sì, per sì. Non, non sentirsi in colpa <ride> però vedi lì secondo me è già più fattibile giusto e diverso perché voglio dire se vai in un bar ti prendi anche solo un capucine. caffè e una bottiglia d'acqua Cioè nel senso spendi 2 euro magari se con i tuoi amici ti portate comunque 6 euro al ristoratore che a meno che mm. al tuo posto e fossero posti contati: tipo Covid, venisse gente che gli spendeva <ride> 50 euro a botta, alla fine ci ha comunque guadagnato, no? Sì, quindi, certo, certo. quindi, vedi, lì è già, è già diverso. E lì, infatti, per dirti, volevo portarvi questa breve parentesi dal, dall'estero. In America c'hanno la cultura del pay-per-view. C'avete per presente sì. gli eventi pay per view, per sì. del wrestling, della box, sì, è da, è da, vero, della gassico, che sono dei prezzi folli a noi, a noi europei. Quella roba lì è roba folle, cioè pagano. Tra l'altro. Uh, leggevo ora che stanno anche aumentando, mm. cioè, per diti, erano tipo sui 60 dollari. Stanno pensando di passarli a meno 70-80. Ma, ma questo perché ce la fanno? Perché il pay per view è un evento che ti guardi con gli amici, Cioè, non è come noi che perditi la, uh, la sera sei lì da solo a casa e ti guardi la partita. Cioè, per diti, Sono 60 dollari, ma che ne so, siete il gruppone di amici che vi lo fate, Hai capito? Sì, cioè, nel senso, sì. ve lo dividete, fate cena a casa di qualcuno oppure andate in un bar. che. Cultura diversa, hai Esatto, Cultura è, una diversa. Cult è una questione culturale lì, mm. a quel punto lì perché. Se parliamo di acquisto singolo, ragazzi, è folle. Cioè io mi dovrei pagare 60-80 dollari, che sono quasi 68 euro. Eh? Cioè, mm -hmm. ora Non mi ricordo... L Incontro di, sì, sì. Gli di wrestling... Cioè, di... per ditti, cioè... Ok, per, okay sono 4-5, ma comunque, insomma, per 4-5 conti di wrestling, di, di box, di MMA che siano. Sono prezzi folli, ragazzi. Sono prezzi folli. Beh, quello è Sì, lì, lì sono d'accordo, è proprio una differenza culturale. Quindi, ritorno al discorso di prima del calcio. È più giustificato? A quel punto compiere l'atto di cercare su internet delle soluzioni alternative piuttosto che pre, eh, pagare tre abbonamenti diversi per vedersi la sì. Champions, la Serie A? Per me, sì, per me sì perché si, si torna al discorso che facevo prima, cioè nel senso quant'è la tua possibilità economica? Ragazzi, è una possibilità economica, cioè insomma, bella scocciata, bella pesante sì. Se pagarti tre abbonamenti per guardarti le partite, e allora a quel punto lì, cioè nel senso, è appunto guardando le cifre folli che girano intorno al calcio, vuol dire che loro non risentono per niente della pirateria. E sì, oddio. Vabbè, un altro argomento eh, economicamente parlando della Serie A è che adesso è un po' un po' critica la situazione, Juventus, conti falsi, eccetera. Sì, cioè, sì, ok, ma c'è cioè quelli per dire le <ride> trovi anche nelle banche, cioè come per dire? Le banche sono <ride> un settore in crisi perché trovi banche che fanno falsi bilanci, cioè insomma è prendere un caso singolo di una cosa per dire tutto questo, cioè nel senso, finché gli stipendi continuano a essere così folli, i prezzi dei biglietti continuano a essere folli, perché lì c'è anche il discorso che facevo prima del, della live del concerto, no? Cioè… Il, uh, il sito di pirateria di, di calcio non ti darà mai l'emozione di essere allo stadio no, è, sicuramente è, no finché Però i anche, i prezzi, anche i prezzi degli stadi non sono accessibili ho letto di curve a 50 euro Beh, per esempio uh, Napoli-Juventus curve a 50 euro è uno spettacolo li pagheresti? Eh, non solo quello perché io ti faccio una cosa chi si fa anche la trasferta ti vorrai anche eh. mangiare qualcosa cioè nel senso ragazzi non... come fai? ce la fai? passione? o sono soldi che una volta ogni tanto è l'esperienza è l'experience è eh, eh, un soldo ogni tanto ma per dirti se te sei vuoi supportare la tua squadra della tua città cioè te ogni domenica dovresti andare a spendere questi soldi qui. Eh, ragazzi è soldi eh, sì. <ride> <ride> il problema è sempre quello cioè, se è accessibile posso farlo se è meno accessibile io tutta questa disponibilità non ce l'ho è facile cadere nella tentazione. Mm. del Ce l'ho lì a casa mia. Però, a, al contrario del, del film e del libro, la partita di calcio non è un'arte. Esatto, okay, esatto. Quello, quello pure, è puro okay. intrattenimento. Ragazzi. È, è intrattenimento. Cioè, intrattenimento. io devo pagare. È come la Coca-Cola. Io ho necessità di bere dell'acqua, non di bere della Coca-Cola. Coca-Cola costa oggettivamente di più. Se io voglio comprarmela è perché ho la voglia di comprarmela l'acqua invece è una necessità di comprarmela e c'è un prezzo accessibile e il prezzo è più, è più almeno sì, sì. in Europa esatto no, che poi tra l'altro questo breve parentesi se siete andati all'estero so, sono sicuro che avete visto che all'estero comunque l'acqua costa molto di più che da noi sì sì eh, confermo questa, questa cultura che l'acqua è un'altra un cosa cioè nel mm. senso è proprio nostra italiana come il caffè cioè il caffè costa quanto sì, la bevanda cioè. anzi trovi dei posti dove il caffè costa più magari della lattina di coca cola cioè, <ride> voglio dirti eh, è una cosa molto Culturale nostra, comunque, sì, bravo, sono d'accordo con quello che dici perché il discorso che facevamo prima sull'arte decade perché qui non stiamo più parlando di arte nel senso qui non stiamo più parlando di supportare, cioè, supportare cosa ragazzi? Uno sport che è, è diventato una cultura di massa, cioè, nel senso è diventato un'industria, come la vogliamo chiamare? Cioè, nel senso, vogliamo, basta no, pensare no, agli sì, ultimi è, mondiali è, dove sono stati fatti, cioè, voglio eh, dire, un'industria, soldi soldi, 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 Hai soldi. capito, cioè, nel senso, e quindi qui mentre. Con i film, con i libri, con la musica mi potresti dire te c'è un mancato guadagno eh, nei confronti dell'artista cosa? Col calcio, chi sto danneggiando? Piratando la partita, chi sto danneggiando? Parliamoci chiaramente, chi sto danneggiando? I soldi Cal... girano anche se io non, eh, non, non ho sky, non ho design, hai capito esattamente? Quindi non stiamo dicendo che è moralmente <ride> giusto stimare <ride> le partite. Attenzione, attenzione, molta attenzione, ragazzi. <ride> Beh, che dicevo... partite ci sono in questo periodo ci sono delle amichevoli ma no, sì. ora c'è la pausa Do domani... No, domani è difficile, domani è difficile. <ride> anche dopo domani è però ne so, per dire la prima partita che può venire in mente eh... se la streammate eh... illegalmente non fatelo. Non, non fatelo non fatelo non fatelo, fatelo. Sbagliate, sbagliate nonostante noi stiamo ragazzi, dicendo che me... non fatelo non fatelo comunque <ride> sono sono opinioni nostre personali e voi non dovreste seguirci comunque. Scusate, bambini, non fatelo a casa prima di, di, del trucco pericoloso. La stessa cosa. Ma eh. e se invece questo discorso lo traslassimo invece che su dischi, eh, film e calcio su qualcosa di più pratico? Ehm, io voglio comprarmi la borsa di Louis Vuitton. Voglio fare un regalo. Però vado, cammino per strada, trovo le bancarelle lì per terra col telo, con sopra la borsa di Louis Vuitton. E anche la cintura, che me la fanno a 30 euro. Una borsa che costerebbe 120 e la cintura 40. Beh, beh, beh. Le classiche cinesate. E <ride> eh, infatti, lì... <ride> I pezzotti. Lì, lì, però, lì però è un'altra cosa, perché di solito, almeno per leggi i grandi numeri, parliamo di materiale falso. Cioè proprio è... Il falso è un'altra cosa, cioè per diti, io se guardo un film in streaming sto guardando il film, cioè è vero che la gente ha pagato, cioè se io pago un prodotto falso sto pagando un'altra cosa. Sì, cioè, ma sai. il prodotto falso non lo riconosci più da quello vero. Va bene, cioè ci mancherebbe, però... O sei uno che ne sa, ma l'utente medio non ne sa di, di quella qualità perfetta, precisa, e quindi è giusto è Sbagliato è sbagliato è <ride> eh, quello senza ombra di dubbio perché lì no, si va a intaccare la legge tu, proprio sì, sì, ma sì, di è bravo. Anche legato, a vendere, eh. a comprare, a comprare, a vendere. Siamo d'accordo, credo. Vendere, siamo d'accordo sì. che vendere un modo di comprare è, è, cioè, insomma, è sanzionato, comprare il falso? sì, sì, devi sì, 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 sì. però scusate, è perché non ti fanno mica lo scontrino, non ti fanno nulla in quel senso. però perché, scusa, te ne potresti fingere ignoranza? No, ma io pensavo che fosse un'offerta, sfondo eh, di magazzini, cioè, qualcosa cercare. da dire dovrebbe cercarsi questa cosa. Eh, ma lì, secondo me il discorso è molto diverso perché lì, cioè appunto, come diceva lui, il prodotto che io scarico illegalmente il file multimediale è quello è sempre quello. Invece, se tu diciamo vuoi comprare la cinesata, beh, di solito lo fai se non hai disponibilità e vuoi la cosa simile. però se tu vuoi il prodotto perché sei attaccato ad avere la marca, cosa che molta gente fa, mi compro la marca, anche perché lì voglio dire, cioè, nel senso diventa veramente proprio a livello personale, cioè diventa eh, esatto. un mentire, cioè nel senso che no, l'ho comprato dalle bancarelle, cioè non vuoi comprare la roba alle bancarelle per poi dire che l'hai comprata alle bancarelle, cioè no. hai capito? Cioè nel senso di solito compri la roba falsa di marca per... far, o pensare, tacere, hai capito? Hai capito? <ride> hai capito, esatto, per far pensare agli altri che... Comunque per toglierci il dubbio, acquistare merce contraffata rischia di essere condannato per ricettazione. Ma davvero? Penso. Ah, non mi andrò a leggere tutto l'articolo <ride> 648 del codice penale. Spendiamo sulla parola. però Una multa potresti prenderla. Vabbè, Beh, speriamo eh, di ma... no, dai, speriamo di no. Nel senso. Anche perché noi, noi non, noi non, noi, noi no, non acquistiamo. Se qualche sbirro ci sta ascoltando, vi dicevo qualcosa in chat. Stavo noi scoprendo. siamo puliti, no, c'è un... una diatriba. Ok, <ride> sì, ok. The... Senso Voi rubereste mai dalle tasche di Checco Zalone se ce l'avessi davanti? Pirateresti un film di Checco Zalone? <ride> Perché proprio un film di Che Cosa, non ah, cosa... che Cozalone, <ride> Max Beh. Troisi ci scrive che cozzalone. Allora, che cozzalone? Che eh. cozzalone. Mi piace un film di Che Cozalone. me eh, sono. sono non lo so che... Allora vai al cinema, io li ho visti allora. al cinema no. i film di che cozzalone. tutti e no. due che ho visto Ma, al cinema li ho visti Fanno numero uno, supporto <ride> assolutamente. Io, io li ho visti su Amazon Prime. Quindi l'ho ah, yeah. allora, allora. supportato comunque <ride> cioè, quindi, nel senso non, non, mi potete, non mi potete dire nulla siamo deboli, sì, a vederlo su Amazon Prime intendi? Probabilmente, sì, al cinema <ride> siamo è tutto molto più cool al cinema certo. l'ambiente, che poi io non so se voi ce l'avete questo problema ragazzi, ma io ce l'ho è un problema serio. I quindi. cinema vuoti? No, no, no <ride> noi ce <ride> l'abbiamo <ride> il è cinema vuoti. è <ride> un problema no, è un problema dei cinema questo non nostro, no, io parlavo <ride> proprio di un problema nostro che io se sono al buio in posizione comoda, anche se è un film che mi garba, cioè non è che te dici cose, anche se è un film che mi garba, io mi addormento No, no, io per fortuna no. No, no io ragazzi, no, no sono... questo è un problema che non abbiamo. Io, io non vado sì, mai penso. al cinema, quindi no. ma io anche ci andrei più spesso a io a casa, sul divano, cioè vedi, sono lì, Mi guarda qualcosa che mi piace anche, cioè perché te mi puoi dire guarda, non ti garba, è normale ti addormenti. No, no, sono sul divano, col buio che mi, guardo, e mi viene la bio, ma dormi cioè nel senso, <ride> quindi vedi, è per quello che non vado al cinema, mica perché voglio pirata, no, no, cioè, no. no. <ride> Eh beh, anche i cinema comunque vedi, di questo non abbiamo parlato abbastanza perché ne abbiamo parlato solo dal punto di vista legale e, e piratare. cioè nel senso, i cinema sopravvivono con, con questa botta di. di I cinema di sono do... aperti da un sacco di anni. Poco. In realtà, i cinema no, sono quelli che probabilmente. Prendono il, più. Ma, so capito? Non più proprio uh, chi produce il film, ma chi, proprio il cinema che lo deve poi. Che lo deve, distribuire, lo deve, che deve distribuire. Quello è proprio un settore che viene colpito. Quello. Cioè, i cinema sono vuoti proprio per questo motivo perché, perché devo andare al cinema ok l'esperienza ok tutto ma posso farlo da casa e qui, e qui vedi si entra già in un anzi ti dico di più posso farlo da casa anche legalmente con i siti cioè con sì, gli abbonamenti streaming cioè da dire che i film uh, spesso escono prima al cinema e poi sui ah, spazio quello sì quello sì quel quello quindi... il cinema ormai è brutto dirlo ma è diventato un qualcosa per chi vuole l'anteprima subito cioè esce al cinema e dopo esce sui no, abbonamenti lo vado a vedere seriamente cioè. che questa cosa non lo so quanto tempo passa in media tra quando un film esce al cinema e poi lo trovo disponibile una sulla settimana credo cioè ragazzi chi è che non aspetta una settimana per andare a spendere 7 euro e andare al cinema poi se esce al cinema lo trovi anche su internet però <ride> stav stavamo parlando di chi usufruisce di canali legali come noi tre che non lo no, avevano... comunque confermo che c'è una crisi Abissale, veramente importante per quanto riguarda il cinema. Eh, Aggravata eh. Dai, eh, dai costi aumentati dell'elettricità, dell'acqua. Eh, lì poveracciano immagino siano situazioni veramente brutte. Leggevo che il 60% degli italiani, 6 italiani su 10, non hanno mai visto un film in sala nel 2022, che questo è, è, è pesante eh, sì, col pesante. Covid, eh, anche col eh, Covid, per <ride> COVID okay, però, sì, cinema, è... teatri diciamo, è un settore in crisi. Sì, e infatti, lì è. Eh mentre prima avevo sempre detto il discorso quello, eh beh, finché vanno avanti vuol dire che comunque insomma ce la fanno, i cinema invece lo vedi, cioè io ho visto dei cinema chiudere cioè ho visto de, mm -hmm. de, capito, quindi qui il cri la crisi è veramente sentita per loro il settore è veramente in crisi per loro E cioè, quindi se voi è un uh, settore de un destinato a morire, così come a abbiamo morire, fatto il no. esempio di Blockbuster non morirà mai eh, cioè, insomma, mm. come sopravvive però? secondo me non morirà mai perché è una cosa che è un po' come dire il vinile. Il vinile è una cosa che lo trovi in casa anche di chi non ha i giradischi. Perché è bello. Esteticamente è bello. Io sono... mi piacciono i vinili. Cioè, quando c'è la versione digitale del vinile. Spero sempre un giorno di comprarmi il, il giradischi per avere il vinile, Però perché è bello. Però noi stai parlando di prodotti diversi, perché il vinile, innanzitutto, è l'estetica, cioè, è far entrare i tuoi amici in casa, fargli vedere in salotto sì. il vinile il coso. Che... che non è la stessa cosa del cinema. Un vinile, cioè. Lo fai pagare molto di più, cioè, e allora, quanto dovresti aumentare di più i prezzi del biglietto del cinema? E mm. un cinema non è un bene che te lo compri, ed è tuo. Un cinema è un'attività, c'hai cioè dei costi fissi da coprire. Come paghi i dipendenti, come paghi le bollette? Cioè, la gente viene al cinema, assolutamente. Sì, ok. Anch'io non penso che la gente smetterà totalmente di andare al cinema. Ma ce la fai a coprire i costi? Ce la fai a pagare i dipendenti? Eh, qui è un. Dilemma che credo anche lo Stato stia Dai facendo cosa, fronte. perché stand. è un problema che, cioè, gran parte della popolazione lavora dietro il settore, cioè, non gran parte, però, c'è comunque una parte rilevante di sì, persone sì, sì, che sì. lavorano dietro il settore cinematografico. Il settore ricco erano... di impiegati, sì. sicuramente di gente che ci lavora, che... esatto, gli addetti al settore. Ma sì. proprio, sai qual è il problema? Secondo me eh, nasce proprio dal fatto che c'è stata una pandemia, mm -hmm. una pandemia che non ci poteva fare andare al cinema, e ora una pandemia che, comunque c'è ancora, ok, però molto molto più lieve rispetto a prima, quindi tutti i cinema e i teatri sono aperti e tutti i posti, non ci sono limitazioni nel senso di lasciare un posto in mezzo per la distanza, sono aperti. E comunque il problema rimane. Cioè, la pandemia è finita, quindi tutti al cinema? No, nessuno al cinema. <ride> e quello è il punto. Cioè, un settore che probabilmente sperava di ripartire non è ripartito. È perché è era, come la... <ride> era palesemente già in crisi da prima e la pandemia, cioè nel senso così come ha fatto esplodere, ha fatto il bene dei servizi digitali, di chi ne so, di chi vendeva corsi di fitness a casa, di chi ha fatto passare ancora di più la voglia di andare al cinema alle persone. C'era un meme bellissimo di uh, le persone prima della pandemia, voglio solo stare a casa a guardare serie TV, ora che c'è il lockdown, no, adesso non mi va più, <ride> <ride> a, parte, esatto. a parte le, le battute ai meme, cioè nel senso. E poi dopo, il lungo periodo fa vedere quali sono veramente i trend, quali sono veramente i desideri delle persone e la pandemia ha fatto capire che alle persone fa piacere avere a disposizione un catalogo sul telefono a cazzeggio quando gli pare a qualsiasi ora e il cinema diventa un pleasure un piccolo pleasure da mm -hmm. dedicarti quando c'è proprio quel film che ti dici sono andato a vedere Matrix 4 al cinema perché ok ti è molto piaciuta la saga di Matrix e dici lo sono andato a vedere subito non voglio neanche rischiare spoiler che a parte no in realtà non è vero lo trovi in streaming prima ancora <ride> che esca eh, eh, non, non, non c'è neanche questa scusa qui ragazzi ormai eh, lo fai perché veramente lo vuoi fare e eh, eh, quanto regge eh, per me eh, se dovessi vedere il futuro io che sono un esterno ai lavori la vedo molto dura per il settore dei cinema. Perché... Quindi, cinema out è più roba digitale? Sì, sì, per forza, ragazzi. È... Perché il mercato lo richiede, cioè, anche perché poi dopo diventa una questione culturale, sociologica. Cioè, per dirti, la... la gente di una certa età, ok, per loro è anche normale, che si fa se non sappiamo fare nulla, ma andiamo al cinema, anche se non c'è neanche chissà cosa mm -hmm. da vedere, capito? Più scendi di età, e meno questa cosa c'è. Cioè, se te dice... sei l'unico tra i tuoi amici che ha voglia di andare al cinema, oppure siete solo in due. E tutti gli altri invece vogliono andare a fare qualcos'altro perché il film l'hanno già visto, se lo sono visti, cosa. Oppure aspettano di vederlo in streaming perché in famiglia già hanno l'abbonamento a Netflix o Prime, che sia. Sempre meno gente andare al cinema, no? Però, ehm, su sempre su questo punto di vista, ehm, a me capitava più da piccolo, non adesso perché adesso cambiano un po' le necessità. Ehm, di andare al cinema, tipo a quello che c'è a Prato: quello che c'è è un botto di roba, non c'è solo il cinema, cinema? L'Omniaplex. Il eh, multisala. Eh, ok, ok. Ehm, c'è un botto di roba. C'è i sala giochi, c'è da mangiare. Cioè, è più come se fosse... È un centro commerciale un... Più, del esatto, cinema. Esatto, è più come se fosse <ride> un centro commerciale. E lì, però vai lì per il centro commerciale, quindi ci mangi anche. Poi arrivi lì e ti fai la domanda. E quindi stasera che film vediamo? Che è una cosa che credo che non succeda più. Eh no, cioè, vedi, lì succede perché c'è tutta la struttura intorno, capito? Cioè nel senso, è come se io ti prendessi un... Una bancarella di non lo so, qualche dolcetto strano che c'hanno a Disneyland. Io non sono mai stata a Disneyland, ma per la legge di grande numero ci sarà qualche bancarella che vende qualche sì, dolcetto strano. Ma la gente se la prende perché è a Disneyland, cioè se mm -hmm. la apri a viareggio dove sto io, non, non ti ci viene nessuno, magari ti ci vengono per curiosità, ma non ci copri i costi. Non è un'attività che è sostenibile sul lungo mm. periodo, capito. E qui immagino di nuovo da esterno che sia la stessa cosa. cioè in un posto del genere dove comunque per la legge dei grandi numeri attrai gente che dici ma già sono venuto qui a farmi un giro o cosa, vado anche a vedermi un film, nei cinema tra virgolette normali no? che poi l'Italia è una grandissima provincia se ci pensate, no? cioè, per dire, di città grandi ce n'è pochissime ragazzi, eh? sì. è, è una, un paese fatto tutto di, di grandissime piccole Borgia. città, hai capito? Sì esatto, e come campi in un borgo di provincia di 40.000 abitanti con un cinema? Per me non ce la fai, ripeto, da esterno, eh, per me non ce la fa. O fai. lo devi addolcire come con, <ride> eh, <ride> però, con vedi, tutta la struttura intorno, ma se non c'è la possibilità. Prima mi avete giustamente detto che l'esempio quando facevo di Netflix non è. Eh, non fa statistica perché è il top. Ma neanche questo, ragazzi, è il top, perché non è che tutti possono permettersi di, mm. di, di investire in un centro commerciale. Eh, certo, commerciale bisognerebbe... Oppure di uno che vorrebbe aprire un piccolo cinema di acquistare un fondo in un centro commerciale per avere la possibilità di fare il suo multisala. Che si sia. Capito? Sì, bisognerebbe consultare ogni singolo caso, cioè, caso, o, caso. diciamo un, casa un tipo casa. di caso <ride> <casa> per, <ride> per vedere <ride> se hanno scaricato cose <ride> illegali Va bene no, beh, ragazzi l'ora lo, nostra si è fatta no direi si noi è abbiamo, fatto, si è abbiamo dato abbiamo dato molto Una bella chiacchierata Ci siamo spero, divertiti spero vi siate divertiti, divertiti anche voi in live ragazzi comunque sempre argomenti molto stimolanti molto interessanti che tirano fuori cose nostre io ringrazio chi è venuto a seguirci chi ci seguirà vi ricordo di seguirci sui nostri social che trovate social sono lì Instagram TikTok Twitch ovviamente siete già qui e Youtube c'è anche il bot se volete usare il bot nella chat vedo che ci sono persone in chat che stanno facendo amicizia che è una bellissima cosa assolutamente io festeggerei queste, per questo questo è quello allora, che speravamo con questo noi vi salutiamo vi auguriamo buon Natale e un buon anno nuovo da Sassi nelle Scarpe e tutto anguri a tutti Ø! <laughs> <laughs>